Cosa sta facendo? Che cosa sta succedendo? Sono Andrew! Lei è il mio eroe! Salve la gente in gabbia e bentornati su Mr. Meat! Il signor Carne è lì che vi aspetta! Vuole mettermi in pentola! Hanno aggiunto un nuovo finale su Mr. Meat, salvataggio eroico e fuga in elicottero. Vediamolo assieme. Trova un modo per aiutare i tuoi parenti trasformati in maiali e devi fuggire insieme con l'elicottero. Ah, mamma, che ti hanno fatto? Sei una porcia! Scusa, mamma, non volevo dirti che col mascara tutto sbiadito. Guarda mia sorella, anche tu. E te siamo tre piccoli maialin, maialin, maialin. Io adesso me ne va. Santo cielo, ragazzi, guardalo qua. Guardalo là, questo che si fuma un cannone qua, mamma mia. È il casino, è il devasto. Devo prendere il badge della guardia. Adesso io voglio fare la fuga in elicottero, ve l'ho promesso. Qui, ah, sei tu, signora guardia? No, era il piano di sopra, c'era una guardia porcellosa. Che è quella, guarda, le saette. Snia! Thor ti ha colpito col suo martello. E ora dammi questo. Guarda che bella faccia sbiadita. Scaclunk. E ora posso aprire la porta. Ora devo trovare l'eliporto. Dove? Oh, signor Carne! No, signor Carne! No, signor Carne! Mi ha sparato! Signor Carne! No, no! Sta correndo! Sta correndo! Mi vuole infilzare un pollo nel cervello, quello! Quello è bacato! Mamma mia, cattivo, cattivo! No, è arrivato anche il suo porco numero due! Signor porco, signor porco, signor... Io entro, non mi può raggiungere qua dentro, vero? Non mi può! Mamma mia, ragazzi! La violenza che c'è in questo posto! La violenza, signora guardia! Ok, scusate, mamma mia, non ce la faccio più di vedere sederini di maiali ovunque. È sporca questa cosa. Signora guardia? Sì, ok. Non credo che lui ci può dare una mano questa volta. Perché io devo trovare l'eliporto. Cioè, inutile andare qua dentro, è tutto chiuso. Io devo andare... L'eliporto è sul tetto. Giusto. Giusto. Non siamo mai stati sul tetto. È tutta zona nuova questa. Hai trovato un eliporto, trova un modo per chiamare l'elicottero di salvataggio che vaga a portarvi... Ma tipo arriva così a caso? Non vedo l'ora, devo spiegare il mio piano alla guardia Andrew. Signora guardia Andrew, mi sono appena reso conto di una cosa. Se chiediamo aiuto via radio, di sicuro manderanno un elicottero a salvarci. Ci starebbero un sacco di gente, tu, io e diverse altre persone. Potremmo scappare in una volta sola. Ma certo, maestra. Se credi di poterli trasformare in umani, ti aiuterò di certo. Vabbè, lui non vuole i porci che sporcano l'elicottero. E io che pensavo di farmi un po' di prosciutto a casa. Niente, vabbè, dovrò rubare le chiavi dalla prigione. Signor Carne? Dove lei? Oh, ma era nel cesso a far la pipona! Come? Signor Carne, devo... Tiriamo lo sciacquone. Buttiamo via le cacchine, ecco. Ma il fucile? Non c'è... Lei rimanga qua dentro. Lei rimanga veramente qua... Ah, il fucile! Eccolo qua! Ho anche il fucile nel caso arrivi il signor Carne, so io come fare. Ma dove le trovo le chiavi della prigione? Ma ce l'ha il signor Carne? Chi ce le ha ste chiavi? Ce le ha qui! Eccole! Boom! Non gli ha fatto niente! Aveva il booty resistente! Aveva il booty resistente e non gli ho fatto niente! Devo andare basso. Come una serpe! Ah, ora è svenuto! A scoppio ritardato è svenuto questo! Ha proprio il ritardo nel cervello! Ho le chiavi! E questo cos'è? Cappello straordinario! Cosa serve questo cappello? Ma è straordinario! Lo prenderò un'altra volta, grazie. Ora devo solamente prendere le chiavi ed entrare nella sala di sorveglianza. Signor Carne! Si plachi! Si plachi, dai! Non si è placato. Non si è placato. Ah, e adesso mi ha chiuso di nuovo qua dentro. Signor Carne? Ma mi sta pisciando addosso questo! Ma che brutta visuale! Ma che cosa è successo? Perché sto cittando? Io non ho cliccato niente, giuro! Mi si è attivata la free camera! Oh! Ragazzi! Ma che sta succedendo? E come si disattiva adesso? Elle!
Sneaky Sneaky, mi chiamavano Tiff, il ladro. Il ladro entra nella sala della sorveglianza. Ok, questa cosa la devo trovare per conto mio adesso. Mi sono aperto uno shortcut, documento, rapporto di routine. Ultimamente succedono cose strane nel seminterrato della prigione. Ci sono frequenti blackout e un forte odore di ammoniaco. È necessario esaminare ogni angolo dei corridori. Sembra che qualcuno si stia trovando qualcosa. No, non chiami il signor Carne. Gli do botte. Signor Carne, no. Signor Carne è arrivato. Boom. Eccolo là. A posto. Fatta. Mannaggia, il nemico. Il nemico, ragazzi, è il nemico. Però ho fatto... Cosa ho fatto qua? Cosa ho fatto? Io lo... Ti serve qualcosa per cavalcare, porco 13? Si può cavalcare? Devo trovare una sella, signori. Oh, oh, altri detenuti maiali. State buoni. Non sono stati buoni. Non sono stati... Signor Carne, no. Signor Carne, no. Lei se ne deve andare. Oh. State buoni. Ehi, ehi. Io sto per spaccare il gioco. Fancubo. Porco cane! Lo smettete! Sei un porco e anche un cane. No. È arrivato anche l'altro. Basta! Qua è chiuso. Qua è chiuso. Ma santo cielo, dove vado io adesso? Security! La porta è bloccata da un meccanismo. Wait, 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 wait. Lo apriamo noi. L'ho trovata, l'ho trovata. Vedete che andando a casaccio? Siamo in una sala diversa. Trova le chiavi del laboratorio. Ma io per cosa sono entrato qui? Ah. Ok, uno... In cambio di una cosa... Il gancio di Terry. La guardia storpia mi ha rubato una cosa molto importante. Al posto dell'uncino lui ha una mano meccanica. Devo andare qui, cioè... Chiave del laboratorio, dai. Ok, tiriamo l'acqua perché dopo aver fatto i bisogni si tira sempre. Ok, allora vabbè, il l'uncino del pirata l'ho messo lì, lo prenderemo dopo. Intanto devo usare sta chiave e secondo me devo andare di sotto. Ok, non mi servono più gli aiuti. Questo cos'è? Munizioni per il fucile? Se solo avessi il fucile. Chiave del laboratorio, cioè deve essere qua per forza. Credo sia qui. Sì! Dove sono finito? Forse... Ah, ok, mi chiudo dentro per salvarmi. Convinci il dottor White a seguirti. Dobbiamo convincere uno dei miei amici. Dottor White, lei è il dottor White. Salvami! Scegli una risposta. Dottor White, smettila di blatterare a caso, mi stai spaventando. Forza, dammi una mano. Dottor White, ho trovato il laboratorio segreto. Abbiamo un problema? Oh, Mr. Meat, ma rompi sempre, eh? Ah, cuccia! Dottor White, gli è venuto un infarto che ha visto Mr. Meat. Dai, però, Dottor White, si ripete... Dottor White, eh? Dottor White, devo... Devo farlo diventare un prosciutto? Ah, è tornato! Vedi quando si parla di prosciutto? Salvami! Dottor White, ho trovato il laboratorio segreto. È nascosto nel Smith... L'antidoto! Sì, possiamo preparare l'antidoto qui, ma non conosco la ricetta. Puoi aiutarmi? Ho bisogno che la prepari. Se mi aiuti, di certo mia madre vorrà... No, ho bisogno di preparare la ricetta. Mr. Meat cattivo. Dai, dai, col piccolo cervellino. Scegli una risposta. Vorrei che le cose non fossero così. Forse se gli parliamo con calma torna a essere no. Rilassati. Non lasceremo che ti trasformi in un cotechino. Un bel arsenale. Non preoccuparti, ti coprerò io e arriveremo sani e salvi. Sì, ecco. L'ho convinto! Ho convinto il porcellino! Venga, scendiamo le scale qui. Dai, 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 dai. Piccolino! Piccolino maialino! Dai! Piano e bene, ragazzi. Dai, maialino! Dai! Dai, che ci siamo! Dai! Ce l'ho trovata! Ora entriamo! Ce la fai? Sì, 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 sì! Dai, vai, vai, che facciamo? La mela avvelenata di Biancaneve ricreiamo. Guardalo là col gessetto in bocca. Un faigo. Oh, prendi il gancio. Ah, devo dargli un gancio per aiutarlo a disegnare. Non è capace con la bocca. Ok, dobbiamo andare a prendere il cacchio di gancio. Lei deve star zitto. Ok, e che cavolo. Zoom. Si deve mettere là dentro con il gancio. L'apri al contrario, perché c'è il buco e tu lo infili. Ah, vabbè. Ok, fatto. Barabara, barabara. Che bravo che sono a suonare.
Ora, vediamo cosa c'è qui. La maniglia mancante dell'armadio devo trovare. Che bella giornata oggi, io e Mr. Meat metteremo in azione il nostro piano giornata del Bloody Mary latino. Tutti verranno trasformati in maiali, l'animo lo hanno già, quindi se lo meritano. Mr. Meat è l'unico che mi tratta bene ed è un prigioniero. E poi è alto e forte, voglio iniziare una nuova vita, voglio essere importante. Vuole sentirsi protetto. Orsacchiotto di peluche strappato. Puoi riportarlo al proprietario in questo stato? Non puoi riportarlo. Dobbiamo riparare sto peluche. Vabbè dai, questa maniglia ce la mettiamo col radar, perché non ho voglia di cercare maniglie tutto il tempo. Cerchiamo di fare una corsetta, sopravvivere e ripre... Ah, fortuna che era qui. Ecco, perché l'avevo già vista. Non solo che non mi ricordavo bene dove. Ah, ok. Ah, ma era l'armadio di prima e tutto combaciava. Allora lo sapevo. Allora lo sapevo benissimo. Vedi? Apri qua e prendi il kit da cucito e così possiamo riparare l'orsacchiotto. Pippo pippo. Ok. Reparus. Abbiamo riparato l'orsacchiotto. E chi lo devo dare? Lo devo dare ad un detenuto. Non so, vuole il peluche. Ma perché? Ma sti detenuti tanto grandi e forti e grossi e poi con un cuore così. Mi metto sempre il suggerimento, perché tanto, lo so, però mi dà una mano in più, perché veramente, se no devo... A volte mi perdo, ok? Però lo sapevo che era qua il detenuto. Bene. Adesso tieni il tuo peluche, piccolo formaggino. Oh, grazie, l'ho cercato dappertutto, che bello, ecco qui. Una cosa che ho rubato a Mr. Meat, che si sveglierà fra 15 secondi. Ottieni la pozione di inchiostro? Grazie! Questa è la pozione speciale! Che ci permetterà di salvare tutti i miei genitori e torneranno ad essere normali, non più dei maialini. Metti qua, lavora, lavora. Guarda, manco le streghe te lo invidiano questo. Due ingredienti. Ora devo trovare la tessera della biblioteca. Sarà questa la tessera della biblioteca? No. Orco! Proprio orco, porco! Porca vacca, dai! Però... Non voglio, perché devo prendere... Rompi la finestra col fermacarte. Il vetro è incrinato... Completa ora, guarda. Boing! E là! È il tapiro! Eccola. La tessera della biblioteca ce l'ho. Cioè, non ho visto tanti altri posti, a meno che non sia qua sopra. Potrebbe anche essere qui. Tipo, Warden. Salve, signora Matilda, sono ancora io. Il vostro è bloccata con una password. Ma che cavolo? Promemoria. Le iniziali! No, Mr. Meat sta pisciando qua. E se lo colpisco da qui? Sì! Posso! Scusi, non volevo. Scusi, scusi tanto. Comunque era qui la biblioteca, zio santo. Ma è difficilissimo. Non l'avrei mai trovata. Ok. Pagina successiva. Ah, ABC, vedete. La torre... Ah, era quello il codice! La torre è A. A, E, cavallo è E... F, D, B, A. Quindi A, il gufo è A. Beh, più o meno le so le cose, no? F, il bambino. E le caramelle, erano le caramelle. Quindi è A. A posto, ho studiato. Ho decifrato tutto, ragazzi, ma che genio. Ok, completa ora. Cos'era? A. Let's go! E c'è la sella! Ottieni la sella da rodeo e sella... No! E il cappello magico a cosa serviva quello che avevo trovato? Non lo so. Però, ehi... Grazie al cielo ce l'abbiamo fatta! Ma non ne potevamo più del prigioniero Mr. Meat. Oggi lo friggeranno. Spero che i suoi parenti non piangano per lui. Non vale nemmeno quello. Si merita solo la fine peggiore. Sembra che quel suo porco 13 fosse un essere umano prima. Incredibile, eh? Non può essere provato scientificamente, ma tutti gli indizi sembrano indicare che fosse un certo Frank. Forse posso guarirlo. Ma chi l'avrebbe detto che quel porcellino... Allora devo portargli un po' più rispetto. Dopotutto è una persona. Quel porco! Iha! Scusami, ma un porcellino! Guardalo ancora lì che guarda il muro! Lento. 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 Sì. Sì. In 42 secondi. Devo rompere tutte le cose. C'erano i tastini stupidi. Signor Carne, ti prendo sotto. 3 su 9.
Se avessi veramente la tastiera. Mister! Non pensavo! Dai che si sfonda tutto! Signor Carne, lei è vietato. È vietato. Signor Carne, eccola! L'ho sbattuto dappertutto. Le feci, si è cagato addosso. Ridicolo. Ah! Però quasi, sembra quasi una ciambella. La devo mangiare. Le feci del porco, il primo porco trasformato da Mr. Meat. A quella sostanza, a quelle vitamine, a quella robetta che ti fa tickle tickle nel pickle pickle. È stato fantastico. Ecco qua la sua fece. Ecco qua. La pozione è pronta, trovo un modo per somministrarlo ai tuoi parenti e conoscenti. Ah sì, qua devo prendere la siringa. La siringa, se non erro, non mi serve neanche suggerimento, era qua dentro l'infermeria. Quindi la prendo così. E ora riempio la siringa dell'antidoto. Ma vieni. Ora tutti torneranno normali. No. Prendi qua. No, non scappare. Michelle. Amelia, tranquilla, che ti guarisco io. Stia buona. Boom! 0 su 5 ne restano. Oh, Mr. Meat, dai. Sei una palla di carne. Una polpetta al piede sei. Una polpetta al piede, Mr. Meat. Sempre là che rompe i gabbi a Sisi. Eh sì, erano quelle che avevo lasciato prima, vedi? Bene, apri la porta e la sala comunicazioni. Boom, guardate. Ragazzi, non voglio cercarla. Andiamo qui. Ah, era quella. Era quella la porta della prigione, giusto? Ma io non volevo la porta della prigione. Ah, no, devo parlare con l'elicotterista. Ok. Pannello, il sistema è stato... Manca un cavo. Oh! Andiamo a prendere il cavo. Eccolo qua. Guardalo. Così, uno spirulino proprio messo a cacchio di cane. Ok. Ho il cavetto. Ora posso chiamare una rivolta, maiali, mutanti, assassini. Non preoccuparti, verremo a prendere la prima possibile tutti. Veniamo, veniamo. Cerca il cappello straordinario. Perché mi serve? Anche questo l'ho cercato su tutto il gioco. Non so dove possa essere il cappello straordinario in questo momento. L'avevo trovato ma non so dove possa essere. Quindi ragazzi, se non faccio così il video non esce più, eh. Cioè veramente troppi oggetti. Dove? Cioè voglio vedere dov'è adesso. Ah ecco, là di sopra probabilmente dalla guardia. Ah, ok. Era l'unico posto dove mi ero dimenticato di andare. Sì, ma dai, cioè, veramente. Ma lei mi sta prendendo per il mulo. Dai il cappello straordinario ad Andrew. Ecco, gliel'ho dato. Questo cappello è speciale. Posso sentire la forza. Non so, si sente potentissimo. Ta-ta-ta-ta. Evita i maiali. Ma perché? Cosa sta facendo? Che cosa sta succedendo? Signor Andrew, lei è il mio eroe! Bene, ora Rebecca dovrà fare la sua parte. E devo... Cosa vuol dire? Incontrati con gli altri? Incontrati con gli altri sul tetto. Va bene, allora devo andare sul tetto. Sì? Ok? Ci siamo? Ci siamo, ragazzi? Cosa succede? La beppa! Ma con quale effetti speciali? Siamo qui, ragazzi! Let's go! Mia figlia è un'eroina! Non Mr. Meat che si faceva di eroina. Grazie, sorella! Non avevo dubbi che ci avresti salvati tutti! Yeah! L'elicottero! La cavalleria! Hanno visto il cappello! Hanno visto il cappello! Non serviva a chiamarli. Quel cappello gigante, cioè, come fai a non fermarti e chiedere un autografo? Vai, ragazzi, fuga! Come on. Tutti, questa è la vera fine, dove tutti sono stati salvati. Perché l'altra non mi pare. Ehi là. Io sono stata coraggiosa, voi non avete fatto un cacchio. Avete fatto... Oink. Addio, papà. Sporetta. Cioè, veramente, un padre così? Ma come si può un padre così... Un padre che ha un maiale proprio, in tutti i sensi. Chissà, porco 13 cosa potrà diventare. Mr. Meat, Rebecca is a very ragazzo è molto intelligente. Non solo è riuscito a scappare dalla prigione, portando tutti con sé, ma ha anche ritrovato i suoi amici in esseri umani. Li ha riportati. Più intelligente di papà. Yeah,
Sì, una ragazza è decisamente intelligente, come suo padre. Ecco, ecco che si loda. Questo non ha capito niente. Ma ora che facciamo? I rinforzi non ci metteranno molto ad arrivare. Ecco, vogliamo la nostra roba e ci spostiamo da qualche parte dove la gente apprezza il sapore della carne di maiale. No! Ragazzi! No! Allora quel pacchetto di carne che ho preso al supermercato? No! Non era la vera carne di maiale! Erano persone! Beh, secondo me ci sarà un altro capitolo dove si scoprirà chi è Franco, magari lo facciamo tornare normale. Addirittura sarebbe stato strano, cioè mi chiedo se potevo dargli l'antidoto. Chissà cosa sarebbe successo, perché l'antidoto ce l'avevo. Darlo a Porco 13 non credo si potesse fare, però non so, ve lo farò sapere magari più avanti, ci proveremo. Ragazzi, questo era tutto del Mr. Meat, noi ci vediamo al prossimo.